9 settembre 2010. Si accendono i riflettori sulla Vogue Fashion Night Out. Siamo andati a intervistare i protagonisti della notte bianca della moda milanese. Due domande sul Sabato Independent. Ci vuoi parlare un po' di questo progetto? Beh, è un progetto che unisce un'idea che abbiamo da tanto tempo, però noi come azienda siamo sempre stati molto impegnati con l'Apo, che ci unisce da una grande amicizia. Abbiamo condiviso tantissimi momenti insieme, finalmente siamo riusciti a mettere a punto questo prodotto. Lui è l'uomo di questo materiale che si chiama il carbonio, quindi mettendo insieme questa filosofia che lui ha sposato in tutte le cose che ha fatto con il nostro know-how, il nostro prodotto denim, ne sta uscendo qualcosa probabilmente che potrebbe segnare un punto strategico per il futuro, perché questi due materiali messi insieme portano via tutte le onde magnetiche e danno una protezione al corpo. Cosa ne pensa della Vogue Fashion Night Out? È una cosa fantastica, sarebbe da fare molte più volte, dà vita, la città è bellissima, è troppo bello, è troppo figo, bisognerebbe che fosse veramente molto di più così. Cosa ne pensa invece della Vogue Fashion Night Out? È stupendo, vedo tante persone sorridono. Io oggi, è da stamani, da quando sono uscito, abito qui vicino a prendere il caffè e vedo che le persone, mentre lucidano le maniglie dei negozi, canticchiano, puliscono finalmente i vetri che avevano un chilo di polvere sopra fino a ieri. È bellissimo, vedo le persone sorridere, mi piace che le persone sorridono. Di iniziative del genere? Penso che siano veramente molto positive, perché a parte il fine benefico che hanno, ma avvicinano la gente al brand, ai marchi, e vivono il negozio in maniera più divertente di come lo vivono generalmente, quindi è molto positivo per la moda questa vicinanza che si instaura. Qualche progetto per il futuro? Sì, quello prossimo è il nuovo profumo che debutterà probabilmente in questo autunno, e poi continuiamo con le aperture di nuovi negozi. Qual è l'iniziativa di Valentina per questa sera? Abbiamo presentato il porta iPad, perché questa sera praticamente abbiamo fatto un'applicazione scaricabile per l'iPad, e siccome ci piace l'idea di coniugare questa immagine digitale con un brand come Valentino, crediamo che in questo momento sia un prodotto, anche perché poi il ricavato andrà in beneficenza per piantare un albero, assolutamente di attualità e quindi comprabile. Che cosa ne pensate della Vogue Fashion Night Out? Mi sembra già diventato un appuntamento per molte persone, per cui francamente trovo che sia stato un esito super positivo e un grande successo. E soprattutto quest'anno, dopo aver fatto una semi-prova l'anno scorso, mi sembra che ci sia stata proprio una grande affluenza e le persone vengono curiose di vedere un altro aspetto della moda. Infatti noi abbiamo anche messo in vetrina i video dei behind the scenes della campagna pubblicitaria, dei contenuti anche un po' dietro le quinte, perché forse la gente ha voglia di questo, di vedere altro. Un'iniziativa speciale, quella che Ballantine ha realizzato stasera, ce ne vuole parlare? È un'iniziativa speciale, però fa parte veramente del nostro DNA. Lavorare la maglieria ad intarsi è una tradizione che si ripete dal 1921 e sempre con grande successo e con grande piacere. Recentemente abbiamo rivisitato il nostro archivio, con gran piacere abbiamo scoperto un enorme patrimonio, un enorme heritage che vogliamo mostrare al grande pubblico, e questa è un'occasione speciale e l'abbiamo colta al volo. Cosa ne pensa della Vogue Fashion Night Out? È un'iniziativa che ha avuto un grandissimo successo al debutto, che alla seconda edizione secondo me sta riscuotendo ancora un maggiore successo, perché probabilmente l'esperienza paga per tutti. È stata ben organizzata, il centro è completamente animato da mille iniziative, tutte sinergiche, tutte positive, per cui assolutamente l'abbiamo sposata e confidiamo di poter partecipare alle prossime edizioni con grande piacere.
bisognerebbe fare di più per la moda? Beh, sicuramente bisognerebbe fare molti di più di questi eventi e in particolare Via Montenapoleone sta studiando un programma di eventi periodici, tra i quali ne avremo uno il 21 di ottobre intitolato La Vendemmia, e spero che le persone possano apprezzare questi brand della moda non solo per i propri prodotti, il proprio stile, ma anche per questi eventi.